Sì, da questa mattina stiamo monitorando la situazione, siamo intervenuti oltre per chiudere la strada statale sud, Adriatica, perché purtroppo sono esondati completamente sia il rio Marsigliano, il rio Crinaccio e tutti, diciamo, i torrenti a sud di Fano, quindi compreso anche il Fosso delle Camminate, strada che è stata purtroppo anche questa chiusa. È una situazione molto critica, spiacevole, perché purtroppo tutta la zona sud è di nuovo tornata sott'acqua. Anche a nord abbiamo avuto dei problemi, soprattutto a Gimarra, e anche l'allerta del fiume Arzilla, del torrente Arzilla, quindi la situazione è al momento monitorata. Io sconsiglio vivamente di viaggiare, mettersi in macchina, nonostante l'allerta gialla della Protezione Civile. In questo caso siamo naturalmente in allerta, quindi chiedo di tenere sotto controllo la propria abitazione, chi naturalmente non si sente al sicuro di salire ai piani alti, e segnalare alla polizia locale, ai vigili del fuoco, a tutti, anche al numero del centro operativo comunale, eventuali situazioni di pericolo. Sono in corso sopralluoghi sia della Protezione Civile, del Cibicle Mattei, della polizia locale, dei vigili del fuoco, in un'azione coordinata sia a sud che a nord. Quindi stiamo continuando a tenere la situazione monitorata. È chiaro che per quanto riguarda la parte sud servono interventi urgenti, quindi dovremo correre con la progettazione e la realizzazione dei fossi di scolo, perché la situazione non è più sostenibile.